partiamo con queste plenarie. Le plenarie hanno il senso di restituire un po' in sintesi i contenuti. E allora io non tolgo altro tempo e do la parola a Fiorentino, che vi fa una sintetica relazione, ma soprattutto vi inquadra come potremo risolvere il tema della semplificazione e della riduzione normativa. Grazie. Grazie. Grazie Rettore. Il lavoro di questa mattina, diciamo, è stato veramente molto, molto interessante. Io qui mi limito semplicemente ad enunciare quelli che sono i punti su cui ci si è soffermati, un po' alcune primissime, diciamo, conclusioni. Innanzitutto, qual è il modo per affrontare il problema che gli Atenei hanno quotidianamente, cioè quello della iperregolazione da un lato e quella delle norme difficili da applicare a realtà come le università? Ecco, che cosa è emerso? È emerso innanzitutto l'esigenza di un rapporto diverso tra amministrazione centrale dello Stato e mondo dell'università, un rapporto non burocratizzato, non basato su formalismi, su adempimenti, un rapporto che liberi le università appunto dagli adempimenti e in via più strategica costruisca una relazione tra il governo centrale attraverso le sue articolazioni, quindi i ministeri interessati, e il mondo dell'università, che punti in maniera più decisa ai risultati che le università devono rendere sui loro territori e alla comunità più in generale. Questo è un aspetto, diciamo, di tipo molto strategico che guarda avanti e che va unito ad un altro aspetto, ed è soprattutto il superamento di una gestione che è ancorata ai principi della contabilità pubblica. Ecco, questo è un aspetto che è stato, diciamo, ripetuto da più persone, da più rettori, ed è, diciamo, a mio modo di vedere anche un po' una linea da seguire se vogliamo in prospettiva cambiare realmente il rapporto e la relazione tra amministrazione centrale dello Stato e università. Ognuno, diciamo, dei problemi che voi avete nel rapporto con lo Stato centrale trova sempre un blocco nelle regole di contabilità pubblica, Allora, la domanda che ci si è fatti: avere degli organismi come le università costituzionalizzati, autonomi, che senso ha se poi, diciamo, nell'operare quotidiano devono osservare, diciamo, le stesse regole che appunto osservano le amministrazioni statali ordinarie, tradizionali, come l'ufficio del catasto di Imperia, per esempio? Ecco, si tratta di amministrazioni pubbliche che invece, proprio per il servizio che devono rendere, dovrebbero sottostare a discipline che siano derogatorie, ma derogatorie in modo corrente, in modo, diciamo, non in via eccezionale, ma come modello di amministrazione. Questa qui peraltro sarebbe, ve lo dico, diciamo, da persona che lavora nelle amministrazioni dello Stato, una battaglia culturale importante non solo per le università ma per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, e potrebbe essere una innovazione reale, concreta. Io vi voglio fare soltanto un esempio: il problema dei punti organico. Possiamo avere vari pareri su questo, ma avere un modello di governo delle risorse che si basa su punti organico, decisi
dal centro, è un modo che a mio modo credo che in questa fase, diciamo, storica bisognerebbe impostare un lavoro per superarlo. Per fare questo occorrerebbe andare, anche se gradualmente, con tutta la gradualità, verso un'impostazione a budget dei trasferimenti verso le università. E questo, un lavoro di questo tipo deve andare però in parallelo, perché è un lavoro che richiederà anni, richiede, diciamo, una battaglia culturale, richiede l'affermazione di questi principi, parallelamente a un lavoro invece più concreto, più puntuale. Trovate voi, e sapete meglio di me, all'interno dei vari documenti del Consiglio Universitario Nazionale, della CRUI, del Ministero e di altri soggetti che operano nel settore dell'università, quali sono i problemi, dall'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici all'applicazione di tutte le norme in materia di contenimento della spesa anche al mondo delle università. Ecco, su questo occorrerebbe un provvedimento necessario che affronti invece puntualmente e da subito queste tematiche, che sono tematiche solo apparentemente banali, ma sono tematiche invece importanti, perché richiedono molto tempo, prendono molto tempo quegli adempimenti, tolgono tempo alla didattica e alla ricerca sostanzialmente. Un altro aspetto che è emerso nel corso dei nostri incontri di questa mattina è stato l'esigenza di un testo unico. Ecco, il testo unico sicuramente è fondamentale, è importante, ma il testo unico, diciamo, anche qui ci vuole una prospettiva, occorre, diciamo, un lavoro di fondo, un lavoro che in passato è stato fatto ma che poi non è mai arrivato al risultato. Io ricordavo questa mattina che quando era ministro Ortensio, l'onorevole Zecchino, allora fu preparato uno schema di testo unico, però poi la brevità dei cicli politici del nostro paese, finito il governo, il testo unico è stato affossato col governo. Ecco, e anche questo, diciamo, è un altro aspetto. Altri problemi che sono stati esaminati: il problema della certezza delle risorse, dei tempi, il problema della naturalmente del reclutamento, il problema della valutazione, è intervenuto il presidente dell'ANVUR, il professor Graziosi, ed è stato, diciamo, molto interessante il lavoro che sta facendo, che l'ANVUR sta facendo, va verso una sburocratizzazione, speriamo, diciamo, che produca i risultati che il mondo universitario si aspetta. In conclusione, io ritengo che ci sia, diciamo, naturalmente in questo campo come in altri, tanto lavoro da fare, che sia importante assolutamente il dialogo tra il mondo dell'università con i vari livelli istituzionali, a cominciare, diciamo, dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'Economia. Occorre quindi collaborazione interistituzionale per avviare un percorso, per avviare un cantiere di riforma dell'università, perché questa è riforma reale. È riforma reale, non è soltanto una riforma della governance, ma è una riforma dei meccanismi gestionali, dei meccanismi quindi che incidono poi, come voi sapete meglio di me, sui risultati della didattica e della ricerca. Grazie. Grazie, grazie a Fiorentino. Lui ha fretta e quindi lo scusiamo, fuori abbiamo l'autista. A un treno, sono certo che lo prenderà. Grazie di cuore della sua collaborazione, grazie mille. Ringraziamolo ancora, Luigi Fiorentino. Gli chiederemo una collaborazione per cercare di semplificare. E i colleghi di Torino stanno già lavorando ad un'ipotesi sulla semplificazione degli appalti. Gli ambiti sono tanti, speriamo di convergere. Vi dico anche che Cassese ci ha dato la disponibilità, anzi ho scoperto che Cassese aveva già fatto circa una dozzina di anni fa un testo unico, poi il cambio dei governi ha impedito che venisse presa. E allora adesso do la parola a Remo Morzenti, che è il nostro rettore di Bergamo, e anche lui ovviamente ha partecipato all'animazione del dibattito, e io direi che prima lui e dopo diamo la parola anche a Enrico Setta, che è il nostro direttore scientifico della Fondazione Italia Decide, e tra l'altro vi dico che stiamo collaborando come conferenza di editori con Italia Decide, perché Italia Decide fa ogni anno un quaderno che presenta
in Parlamento e abbiamo, diciamo, concordato con il suo presidente, che è Luciano Violante, di dedicare il prossimo quaderno all'università, e quindi speriamo che anche questo ci aiuti a risolvere diciamo, i problemi del nostro sistema, e siamo certi che anche grazie al loro prestigio e al loro lavoro avremo anche, diciamo, un ascolto privilegiato in Parlamento. Quindi adesso la parola a Remo per rinforzare quello che ci ha già anticipato Fiorentino. Sì. Prego. Allora, buongiorno a tutti. In realtà Luigi Fiorentino ha anticipato la sintesi che nei due tavoli, perché in un primo momento si era pensato di parlare di semplificazione e di riduzione assieme. Poi abbiamo pensato di fare in realtà due tavoli, uno sulla semplificazione e uno sulla riduzione, e la sintesi è una università diversamente pubblica. E allora abbiamo chiarito innanzitutto che una università diversamente pubblica non significa una università privata. Una università diversamente pubblica non significa che non ci debbano essere delle regole, ma sicuramente ciò sta a indicare che ci deve essere una università più semplice con delle regole precise. Questo significa che solo nel momento in cui c'è o ci sarà o ci debba essere una certezza delle regole, è evidente che c'è anche una certezza delle risorse. E poi noi dovremmo mutuare ciò che succede in Olanda. In Olanda si sono difesi dall'acqua alta, no? Con la costruzione di dighe. Le nostre dighe, per la materia che stiamo osservando, è la semplificazione, cioè un testo unico. Lo diceva Fiorentino prima, l'ha detto, come dire, velocemente. Io penso che sia giunto il momento di riprendere il testo unico, ma nella consapevolezza che il testo unico non deve solo semplificare, perché una delle caratteristiche dei testi unici è quella di raggruppare in un unico corpo normativo, ma anche riducendo. Ecco perché la sintesi del tema della semplificazione e della riduzione come base di partenza è il testo unico. L'università è già un'amministrazione pubblica diversa, nella misura in cui è già al di fuori della nozione tradizionale di amministrazione pubblica. Lo abbiamo dimostrato in questi anni. Abbiamo ricordato che il mandato unico del rettore, il costo standard e la valutazione ANVUR della ricerca già sono sufficienti per dire che l'università è diversamente pubblica, no? Ora abbiamo bisogno di certezze, e quindi ritornando sul tema del testo unico, ci toglierebbe da un impasse e da tutte quelle norme che in modo sproporzionato avvinghiano l'amministrazione dell'università. E poi abbiamo fatto diversi esempi di contraddizioni. Ci chiedono di fare dottorati, di fare rete, e poi contestualmente abbiamo il problema della sede amministrativa, degli indicatori di performance, eccetera, eccetera. Allora, dobbiamo togliere tutte le contraddizioni che conosciamo, e abbiamo individuato due temi guida, che sono sicuramente il reclutamento, che ci impedisce oggi di fare delle scelte di sviluppo, e sicuramente un altro tema che è stato sollevato è quello sull'attività contrattuale, che sicuramente è stato fatto un esempio, ci avvicina di più ad un ufficio registro di una città di provincia piuttosto che ad una università che tradizionalmente si occupa di temi che necessitano di un corpo normativo a sé stante. Quindi, in sintesi, l'università ha dimostrato di essere già un'amministrazione diversamente pubblica. Abbiamo bisogno adesso di un corpo normativo che ci consenta di esserlo a tutti gli effetti e ogni giorno. Quindi, in sintesi, diversamente pubblici sì, ma, come dire, abbiamo chiesto e si deve chiedere fiducia al governo che rimetta al centro il tema dell'università. Grazie. Bene, grazie al nostro Remo Morzenti. E adesso la parola allora a Enrico Setta, direttore scientifico di Italia Decide. Lo ringrazio di essere presente, e lo ringrazio ancora verso il presidente Luciano Violante, che ha
accettato, ha voluto dedicare il prossimo quaderno al sistema universitario della ricerca. Prego. Grazie. Grazie ad Alberto De Toni, all'amico Alberto De Toni, e grazie a tutti voi per averci invitato. Noi siamo un soggetto esterno rispetto al vostro mondo. Ho preso un intero blocco notes di appunti stamattina nella breve sessione, perché in realtà il dibattito che si svolge qui in questi giorni, ho potuto constatare, è di livello molto alto. C'è un approfondimento, è un metodo di approfondimento veramente apprezzabile, importante per comprendere i problemi di questo mondo. Noi vogliamo contribuire, siamo un soggetto esterno, siamo un osservatore indipendente della realtà politica nazionale, soprattutto delle politiche pubbliche che in questo paese vengono fatte, che purtroppo spesso vengono realizzate fra mille contraddizioni, inefficienze, incapacità di dialogare fra i soggetti che dovrebbero dialogare. Il nostro scopo è quello di individuare ogni anno un tema in cui questi ritardi, queste inefficienze risultano particolarmente gravi per il sistema paese, per le opportunità del sistema paese, e porre questo tema al centro del nostro rapporto, che non è altro che una grande indagine, inchiesta che facciamo con coloro che operano nel settore. Quest'anno, grazie anche al rapporto con la CRUI e con Alberto De Toni, siamo riusciti a individuare, a focalizzare sul tema dell'università italiana una delle vere priorità nazionali, e per questo l'abbiamo collocata al centro di un'attività nostra che si svolge per tutto l'anno. Perché un tema di tale centralità? Perché l'università è, in tutte le economie più avanzate, in tutti i paesi che ancora mantengono posizioni alte nella classifica dello sviluppo globale, è il centro da cui si diffonde e da cui si sprigiona la crescita, la vera capacità di crescita di un paese, che oggi si chiama innovazione. Bene, se questo è l'università e se questo è anche l'università italiana e se tutti i dati di cui disponiamo, anche di comparazione internazionale, ci dicono che l'università italiana ha le competenze e le capacità di svolgere questo ruolo, purtroppo poi notiamo che invece questo ruolo non viene svolto, cioè il paese nel suo insieme, nelle sue capacità di innovazione arranca sia nella comparazione con gli altri paesi europei, sia ancor di più nella comparazione con altre aree del globo nelle quali stanno avvenendo fenomeni di crescita accelerata. Questo non accade per alcuni motivi. Primo di tutti, a nostro parere, per quello che abbiamo potuto verificare nella nostra inchiesta, perché questo tema non occupa la giusta posizione nell'agenda politica. Non esiste oggi un decisore politico che abbia insieme la sensibilità sulla priorità di questo tema e la capacità di operare, di mettere in sinergia le leve che servono a connettere una serie di cose. Questo purtroppo non è un'esperienza che riguarda solo il mondo dell'università. L'Italia attraversa una fase della sua storia molto particolare in cui questi temi si riscontrano purtroppo sistematicamente, e le cause, come tutti sappiamo, hanno origini lontane. Lo scorso anno abbiamo fatto il nostro rapporto, l'abbiamo dedicato alla società digitale, anche lì abbiamo constatato come questo, insieme anche ad altri argomenti, fosse anche lì il tema centrale, cioè la capacità di governare dei fenomeni. Qual è il fenomeno da governare? È evidente, l'università, io ho partecipato oggi al gruppo diversamente pubblico, quello su cui appunto stiamo riferendo, l'università è il settore più avanzato, uno dei settori più avanzati della pubblica amministrazione in Italia. Le comparazioni internazionali ci dicono che la nostra università può stare al pari delle università d'Europa, sotto europee ed extraeuropee, sotto una serie di criteri e di parametri. La pubblica amministrazione italiana purtroppo no. Quindi quello che dobbiamo fare, che noi riteniamo che si debba fare in questo campo come in altri, è che proprio quegli elementi
importanti che sono più avanti rispetto agli altri operino come leve. Allora un'università diversamente pubblica, per quello che io ho appreso in questi mesi di ricerca e anche oggi al seminario, significa un'università che eleva sempre di più la propria qualità di funzionamento interno e di interlocuzione con l'esterno, proprio quello che spesso manca alla pubblica amministrazione. E questo può servire a portare, si faceva prima l'esempio della contabilità pubblica, ma la contabilità pubblica è un sistema che fa acqua da tutte le parti. Allora partiamo dall'università per fare di questo processo innovativo anche un driver per l'intera pubblica amministrazione. Infine una cosa vorrei dire: il taglio che abbiamo dato alla nostra ricerca è soprattutto non guardare all'università come un mondo autoreferenziale, un mondo che guarda se stesso, ma di valorizzare soprattutto quell'elemento di raccordo tra università e sistemi di innovazione che oggi fanno la capacità di crescita di un paese. Quindi ci soffermiamo molto sugli aspetti della terza missione, ci soffermiamo molto sui problemi del trasferimento tecnologico, che oggi deve più correttamente essere inteso come un processo sistemico e non lineare, una capacità di creare, partendo dal livello locale, dei sistemi di innovazione nei quali l'università sappia rispondere puntualmente alle sollecitazioni che dall'esterno, soprattutto dalle realtà più evolute dal punto di vista economico, arrivano. L'Italia certo non esprime una grande domanda di innovazione, il nostro sistema produttivo ha dei limiti strutturali che conosciamo tutti, dalla scarsa presenza di laureati nelle imprese italiane, è uno dei dati più negativi del sistema delle imprese italiane, alla scarsa presenza di manager, la gestione non è l'elemento familiare quello che caratterizza il nostro sistema produttivo, ma l'elemento organizzativo gestionale del management, che è un management spesso familiare. Quindi la domanda di innovazione che le nostre imprese rivolgono all'università non è così forte come quello che accade, quella espressa in altri paesi. Però le università a questa domanda si stanno attrezzando per rispondere. Raccoglieremo nel nostro rapporto una serie di dati interessanti, di buone pratiche da questo punto di vista. Un'ultima cosa, consentitemela: tra il serio e il faceto, ho avuto molto piacere a verificare che nel gruppo di lavoro di oggi nessuno abbia proposto la riforma dell'università. E in effetti credo che questo, anche dal punto di vista lessicale, sia un progresso, ma questo mi consente di dire un'ultima cosa, cioè io vedo una grande sintonia, e sono diversi mesi che frequento la vostra realtà, sia pure come osservatore esterno, vedo che molti temi oramai vengono affrontati con grande sintonia, c'è anche un livello alto di maturazione di proposta, di capacità di proposta. Il nostro rapporto non scenderà nel dettaglio delle proposte, come però vedo che la CRUI già ha i documenti e i materiali per fare. L'importante è che operiamo in sinergia. Questa battaglia, che è una battaglia culturale, una battaglia di evoluzione e di crescita del nostro paese, mi sembra che quello che sta facendo la CRUI in questo momento per mettere insieme tutte queste voci, che poi ognuno col proprio linguaggio dirà, e speriamo che queste diverse voci convergenti riescano a raggiungere il risultato. Grazie Enrico, un applauso, grazie. Bene, allora non so se avete visto, ma abbiamo inserito anche il ruolo dei rapporteur, che è un lavoro impegnativo. Noi abbiamo sbobinato tutti i lavori dell'anno scorso, abbiamo fatto un libricino che forse alcuni di voi hanno avuto, ma adesso stanno arrivando qua tutte le copie, per cui a tutti i presenti verrà consegnato. E la fatica per fare questa sintesi ci ha convinto che dovevamo avere due rapporteur ufficiali, e per cui adesso do la parola al primo rapporteur del primo gruppo, e quindi do la parola al nostro Dimitri Gilotto, che è il nostro prof di diritto costituzionale. Prego. Grazie, magnifico rettore. Cercherò di essere brevissimo, sono avvantaggiato dal fatto che non c'è ancora il libricino di quest'anno e quindi non potete accorgervi degli errori di cui che commetterò, vedremo.
Allora, il consigliere Fiorentino e il rettore Morzenti hanno già detto praticamente tutto e soprattutto hanno descritto l'esito finale di una riflessione che si è snodata attraverso due tavole rotonde a dimensione più ridotta, una dedicata alla riduzione normativa e una dedicata alla semplificazione, e una più ampia in composizione, per così dire plenaria. A questi risultati si è arrivati all'esito appunto di una riflessione che ha preso le mosse da un'osservazione fatta da Morzenti, per la quale ci può essere il problema della cosiddetta ipertrofia normativa, ma naturalmente dobbiamo essere particolarmente attenti alla qualità della normazione, e bisogna individuare dei temi e degli argomenti che possono essere meritevoli di approfondimento, perché anche l'attività di semplificazione deve avere degli oggetti ben mirati. A livello internazionale sono stati citati i risultati di uno studio che vede l'Italia in posizione non eccezionale, la parte medio-bassa della classifica per quanto attiene l'autonomia universitaria, sia in tema di organizzazione sia in tema finanziario, anche se qui sembra che la posizione sia leggermente migliore, sia per quanto attiene allo sfruttamento e al reclutamento delle risorse umane, sia per quanto attiene ai risultati accademici, con le università britanniche che primeggiano, che comunque si collocano ai primi livelli della graduatoria per quasi tutti i profili. Il problema della semplificazione interessa appunto tutti gli aspetti della nostra attività. Si è parlato molto dei meccanismi di valutazione, relativamente ai quali da un lato sono stati osservati, eccepiti determinati formalismi, ma d'altro lato si è anche detto che la cultura della valutazione andrebbe accettata fino in fondo, e quindi anche le esigenze di perequazione tra gli atenei, basti pensare alle diverse situazioni territoriali, dovrebbero essere perseguite con altri strumenti, ma senza pregiudicare la effettività di una corretta valutazione. È stata menzionata prima la triade che ha caratterizzato il sistema, con il mandato unico, i costi standard e la valutazione. E questo in effetti è un elemento che differenzia gli atenei rispetto alle altre amministrazioni pubbliche e che li potrebbe porre in qualche misura in prima fila e all'avanguardia sotto certi profili. Di qui si è arrivati a riprendere la proposta di un testo unico che, come ha detto il consigliere Fiorentino, non nasce oggi, non nasce neanche ieri, è vecchia di parecchi anni, ma forse potrebbe essere il momento opportuno per riprenderla avendo riguardo a tutta una serie di esigenze. La prima, che il testo unico sia il più possibile unico, nel senso che l'esperienza passata riferita ad altri settori dell'ordinamento giuridico insegna che molto spesso i cosiddetti testi unici lasciano molti buchi aperti e lasciano comunque in vita normative anche molto radicate nel tempo. E il secondo aspetto è che il testo unico potrebbe considerare sia gli aspetti davvero caratterizzanti l'attività degli atenei, quindi la gestione finanziaria, il reclutamento e la valutazione, sia gli aspetti collaterali per i quali oggi molto spesso l'università viene accomunata agli altri settori pubblici. Si è fatto l'esempio della disciplina sulla trasparenza nelle amministrazioni pubbliche, dove c'è stata la probabilmente indebita equiparazione degli organi di governance dell'università agli organi di indirizzo politico, ad esempio di enti territoriali o locali. Si potrebbero fare altri esempi, basti pensare per esempio alla disciplina degli appalti che, salvo per profili limitati, vede una piena equiparazione degli atenei a tutte le amministrazioni pubbliche, senza neppure quella possibilità di semplificazione che viene consentita per esempio a certi operatori privati operanti nei cosiddetti settori speciali. Quindi testo unico come possibile approdo di un percorso di riduzione e di semplificazione,
avendo bene a mente quelle che sono le prerogative e le peculiarità degli Atenei rispetto al contesto di tutta l'amministrazione pubblica. Grazie. Grazie a Girotto. E adesso do la parola al professor Mazzarolli, che è il nostro professore di diritto pubblico. Io colgo l'occasione per ringraziare entrambi, perché non so nelle altri Atenei, ma da noi, qualsiasi sia il rettore, i nostri giuristi sono sempre al governo, perché sono sempre in fianco al rettore a fare consulenze gratuite per l'Ateneo. Lo ringraziamo, perché in effetti è talmente complessa la normativa che facciamo fatica a muoverci senza il nostro grande, diciamo, valutazione dei nostri colleghi. Quindi vi ringrazio pubblicamente, perché è un dono che fate all'Ateneo. Grazie. È tutto registrato? Perché se è tutto registrato posso proseguire, intanto ringraziando, perché per la prima volta in vita mia, da porteur, perché questo è il mio ruolo normale di portatore tipo Sherpa, sono stato promosso a rapporteur, e la cosa già mi fa piacere di per sé, quindi la colgo come un miglioramento di partenza. Io stamattina ho avuto l'occasione di ascoltare con molto interesse la sessione dedicata proprio al tema della semplificazione, e quindi comincio, e tanto il professor De Toni lo sa, con una polemica. Nel momento in cui sento il collega presidente della CRUI che dice che avevate inizialmente pensato di fare una sessione dedicata a riduzione e semplificazione e poi invece siete arrivati a farne due, non va bene. Avete complicato. E la complicazione è la nemica della semplificazione, per cui cominciamo male. Battute a parte. Questo mi serve solo a dire che tutto quello che è stato detto stamattina sulla semplificazione ha un senso nel momento in cui noi ci mettiamo nell'ottica che il nostro sistema non solo è complicato, ma è inutilmente complicato. Ed è inutilmente complicato perché vi è più appesantito nel corso del passare degli anni di organi, di strutture, di regole, di accavallamenti di competenza senza mai eliminare niente. Per cui secondo me mettersi nell'ordine di semplificare nel mondo universitario va benissimo, però deve essere chiaro a tutti, qualunque ruolo questi tutti occupino, che si tratta di tagliare. Tagliare ruoli, tagliare regole, tagliare competenze, perché senza tagliare non si semplifica. Si può parlare di semplificare, ma non si semplifica. Quindi bisogna partire da un concetto, diciamo così, di ritaglio. Tantissime cose sono state dette stamattina, però tante sono già state ricordate. Io vorrei fermarvi su alcuni spunti, francamente, che mi sembrano molto interessanti. Per esempio uno che mi dà l'intervento di chi stamattina non c'era, perché mi sono segnato una frase che ha scritto il professor Gallo, che è un tributarista, ma è stato anche membro della Corte Costituzionale, presidente della Corte ed è attualmente presidente emerito, che ha scritto nel suo intervento riassunto dal suo collega di materia Uricchio: l'università deve essere considerata come una risorsa che serva a produrre altre risorse. Che è una frase bellissima, è uno slogan bellissimo, e questo si sposa con l'università considerata dal punto di vista di chi ne ha parlato come elemento in cui è necessario innovare. Però bisogna che tutti guardino all'università come una risorsa, che non solo noi universitari ci culliamo nella beata idea che l'università sia una risorsa. Tutto il sistema deve dirci che l'università è una risorsa e non è un peso. E le risorse sono tali anche se costano, e le risorse si mantengono a prescindere dal fatto che costino. Quindi deve essere l'intero sistema del Paese, a partire dal sistema di governo del Paese, a vedere nell'università una risorsa. Allora si giustificano i finanziamenti, allora si giustificano le richieste di maggiori finanziamenti, che trovano il limite
in una valutazione fatta bene, perché chi viene valutato bene ha diritto di vedersi riconosciute dei finanziamenti, chi viene valutato meno bene ha meno diritto di vedersi riconosciuti i finanziamenti. Però qui di nuovo dipende da noi come facciamo le valutazioni, perché se ci hanno affidato il compito in fondo di autogestirci la VQR e poi per questioni di inimicizie tra scuole ci massacriamo all'interno dei settori, questo è capitato in taluno dei settori a me più vicino, vuol dire che noi intendiamo essere una risorsa ma facendoci male per primi. Quindi il primo modo di semplificarci la vita dipende da noi. Poi possiamo andare a chiedere fonti nuove, fonti diverse, stando attenti però a chi le chiediamo, perché il testo unico è una bellissima fonte normativa, però dipende anche da chi la scrive. E il testo unico è una fonte normativa vera nel momento in cui non è un collage di fonti, è una fonte che taglia fonti e rapporta articoli da salvare eliminando quelli che sono doppioni, triplicazioni e così via, e noi siamo pieni di doppioni. In fondo, quando abbiamo tutti avuto l'esperienza degli statuti da fare dopo la Gelmini, molti tra di voi avranno fatto parte delle commissioni che si sono occupate degli statuti, e quante volte abbiamo dovuto dire no, questa regola non si mette in statuto perché c'è già nella legge, e questa regola non si mette nella legge perché sta scritta in Costituzione. È inutile ripetere 12 volte la regola per poi avere 12 fonti con cui fare i conti, perché questo distrugge per esempio gli uffici. E quindi anche questo modo di fare il testo unico sarà assolutamente rilevante. Altra cosa, la digitalizzazione, benissimo, è un sistema per semplificare, basta che non capiti come al solito che poi ci chiedano di fare le cose digitali 75 volte sempre le stesse, perché noi continuiamo a immettere sempre gli stessi dati, perché non è che ne abbiamo di nuovi ogni 4 giorni. Allora, se il sistema è digitale, si arrangia il sistema o chi si occupa di sistemi digitali a passare informazioni da un sistema all'altro, mentre noi non facciamo altro che rimettere dentro sempre gli stessi dati a seconda che cambi la banca dati o cambi il Cineca perché non rivince la gara. Anche queste devono essere cose fisse, devono essere cose fisse come lo sono o come dovrebbero esserlo la prospettiva delle risorse. Non può esserlo il quantum, ma deve esserlo l'AN, perché se io non ho la certezza sull'AN non ho nessuna certezza in materia di programmazione, e non avere nessuna certezza in materia di programmazione vuol dire stare fermi e quindi non innovare. Seconda cosa che volevo dirvi, e poi ce n'è un'altra in questo momento non mi ricordo, sì, la competizione e la concorrenza. Tutto parte dalla idea nobilissima, e partiva dal filmato di stamattina, di riuscire a competere con paesi che hanno numeri mostruosi rispetto ai nostri. Però bisogna stare attenti alla competizione interna, che la competizione interna non si dimostri un gioco al massacro. E quindi qui, riprendendo quello che secondo me è un po' uno slogan, almeno nella mia materia, che è la famosa autonomia e responsabilità di cui si parla sempre in questo periodo, autonomia e responsabilità vuol dire sapere anche distinguere le autonomie a seconda del grado di autonomia che una unità riesce a raggiungere. Quando le regioni hanno dovuto fare le loro leggi, le regioni che erano incapaci o non avevano un ufficio legislativo prendevano la legge dello Stato e la applicavano. Non è mica un delitto pensare che il sistema università è fatto di università diverse, diverse per competenza, diverse per quantità, diverse per numeri, diverse per attrattività, diverse per territorio che hanno intorno, diverse a seconda di quante sono vicine in 10 km quadrati oppure no. E quindi anche la diversità è una ricchezza, perché l'idea del Moloch, sistema universitario, a me per esempio non piace. Bisogna saper distinguere università e università e ottenere trattamenti differenziati. Allora poi sì, si può pretendere la responsabilità. Ma se il sistema è quello di un'università monstro e io lo applico alla piccola università, tanto vale che dica tu chiudi,
perché faccio prima e semplifico. Però bisogna avere il coraggio di dirlo e farlo. Ultimissima considerazione, Alberto, poi ti rilascio la parola. Sì, il sistema dei controlli. Anche qui c'è qualcosa che non va. Ma c'è qualcosa che non va come non va in altre molte amministrazioni. Noi non possiamo avere un sistema di 143 controlli per cui passiamo dal livello di controllo 1 al livello di controllo 2 che controlla l'1, a quello 3 che controlla il 2 che ha controllato l'1 e così via. A me sta benissimo essere controllato, non ho niente contro l'essere controllato. È la duplicazione e triplicazione dei controlli che non mi va, perché fa perdere tempo a tutto un sistema. Ed è la ragione per la quale, e mi scuso con il collega che ne ha parlato stamattina, io quando sento parlare di università come azienda, tendenzialmente la cosa, tu lo sai, mi suscita dei problemi anche psicologici. Come il non aver mai sentito parlare oggi della distinzione per settori scientifici. Le esigenze oggi di fronte alla globalizzazione, al mondo in cui viviamo, è settori scientifici che rendono, settori scientifici che non rendono nulla. L'università continua a essere cultura, allora anche i settori scientifici che non rendono nulla devono essere riconosciuti come produttivi di un quid che vale poco economicamente, ma che si chiamerebbe cultura. Vi ringrazio.